Salve a tutti ragazzi. Penso che sia la quarta volta che provo a registrare e per un motivo o per un altro non funziona il registratore. Vengo interrotto, non fa quello, il microfono registra e mi scordo di mettere il volume. Allora, adesso provo un altro metodo di registrazione, spero che funzioni. Iniziamo la serie su Bloodborne. Bloodborne. Ho lasciato tipo l'introduzione dove veniamo, non si sa da dove veniamo, facciamo l'infusione del sangue, firmiamo il contratto, la bestia, la feralità non ci prende, arrivano i nanetti e noi siamo i nuovi cacciatori. Leggiamo questa nota perché è importante, importantissima, una nota scarabocchiata, cerca il sangue smunto per trascendere la caccia, questo credo che ce l'abbia lasciato il tipo che ci ha fatto la trasfusione. Andiamo, dai, veloci. Cominciamo questo nostro percorso, questa nostra run, perché io credo di aver fatto forse una run intera. Una run intera per cui ho ricavato un personaggio con anche quei codici maledetti in PvP. E una run, un paio di run così mai finite. Quindi questo è tutto quello che so di Bloodborne. Nonostante io abbia fatto una guida, che presuntuoso voi direte. Eh già, allora qui dovremmo morire. Non so, di solito ci crepo però. Infatti, no. No. Dai. Aspetta, se ce la facciamo. Ma non è che poco importa, eh? Vabbè, non so perché non ha rollato. Oppure forse gliel'ho dato addosso. Va bene, tanto cambia poco. Nella guida, se non sbaglio, credo di averlo ucciso. Dipende tutto dal tempismo. Perché bisogna fargli un riposte, un backstab, che non è immediato perché va caricato e lui deve stare un po' con il culo puzzo all'indietro fermo, quindi. E noi adesso, essendo legati al sogno del cacciatore, non moriremo mai. Ma ad ogni volta che faremo una brutta fine ci ritroveremo alla lanterna. Per ora noi, welcome to il sogno del cacciatore. The Hunter Dream. Ok, scegliamo la nostra arma. Non so che build farò, ma molto probabilmente avrò delle chicche. Delle chicchette. Prendo questa, va. Mi ci trovo meglio perché assomiglia un po' alla sega lancia. Una delle armi che preferisco. Ok, prendiamo il taccuino. Mettiamo le armi. Mettiamo il nostro elmo, il cappuccio, là, là, e andiamo. Esploreremo questo qua, questa zona più tardi. Andiamo. Credo che taglierò questi caricamenti perché sono veramente pallosi. Abbastanza pallosi. Dai, su, quanto ci metti? Mamma mia, mamma mia! Andiamo, nostra lanterna accesa. Là c'è Josefka. Sei a caccia? Allora mi spiace molto, ma non posso aprire la porta. Se si riesce a vederla di qua. Io sono Josefka. I pazienti della mia clinica non possono essere esposti all'infezione. So che tu sei a caccia per noi, per la città, e ti chiedo scusa. Per Eccola. favore, non posso fare altro. Ok. Ora vai. Allora, ci ha dato la sua fialetta. Fialetta
filare di sangue proveniente dalla clinica Josefka. Questo sangue raffinato, altamente tonificante, ripristina una quantità superiore di PV. Ok, si tratta di sangue raro, frutto di un processo di lavorazione lento e attento, e sembra essere stato prodotto direttamente dalla clinica. Nel doppiaggio in inglese, a quanto pare, se noi torniamo fra un po', c'è un'altra doppiatrice che fa Josefka, quindi si presuppone che venga sostituita, ma io non ho mai capito come né perché. Adesso noi uccidiamo questa bestia. E vabbè, giustamente. Beh, va più facile con quest'arma. E non a mani nude. Ok. C'era altre piallette. Eccole. Ho un po' un'idea di come fare questa serie. Che se riesco, andrò subito nel DLC. DLC. Per prendere un'arma, perché voglio fare una build arcano forza con un'arma figa che poi non lo so, è mai fatto, nella speranza di rompere il gioco. No, non so se ce la farò, non sono così esperto. Intanto là il ponte della Cleric Beast è quello, sì, dovrebbe essere quello, sì. Oh, schifosa bestia! Oh, è riuscito a darmi un colpo, eh? Oh! Allora, l'accetta che non ho preso, so che fa recuperare più sangue, però ci sono bestie per cui sono debole alla dentatura. Quindi armi con i dentini sono più efficaci, tipo la bestia chierico. Chierico bestia. Accendiamo la nostra lanterna barra farò. Ok, sì, chiacchiere, parliamo col tipo. Oh, tu devi essere una cacciatrice. Ciao. E direi che non sei di queste parti. Nope. Io sono Gilbert. Vengo da fuori, come te. Di sicuro non ti sarai annoiata. Yarnam sa come intrattenere gli ospiti. Già. Non credo che riuscirei ad alzarmi, anche voi. Però voglio aiutarti. Dai. Se c'è qualcosa che può essere fatto. Sì. Mi devi dire dove posso trovare il sangue smunto. Questa città è maledetta. Non so perché tu sia qui. Ma dovresti pensare a come andartene. Tutto ciò che potrai ottenere in questo luogo ti porterà più male che bene. Cioè, ragioniamo. Noi siamo venuti nella clinica perché si sa che c'è il sangue curativo, che forse noi avevamo un malanno incurabile, quindi si sa che Yarnam aveva il sangue curativo per farci curare chissà quale malanno il nostro personaggio aveva. Succede quello che succede, la bestia, i nanetti arrivano tutti, ci svegliamo lì, siamo soli, non c'è più quello del contratto. Quindi in pratica per fare una trasfusione bisogna firmare un contratto. Vabbè. Mamma. Non so, tipo di responsabilità. Se succede qualcosa non vuole essere denunciato. E ci lascia una nota sulla sedia dove c'è scritto cerca il sangue spunto. Quindi noi cosa facciamo? Ovviamente non è che ce ne torniamo dove siamo venuti. Andiamo a cercare il sangue smunto, ovviamente, perché noi eravamo venuti perché potevamo curarci una malattia con la trasfusione, invece di tornare a casa andiamo a cercare il sangue smunto, capito? Sangue smunto, dici? Già. Mai sentito. Però se il sangue è interessarti, dovresti andare alla chiesa della cura. La chiesa controlla i rituali dell'infusione del sangue e tutte le varietà del medesimo. Quindi dal sangue smunto dobbiamo cercare la chiesa della cura. Oltre la vallata, a est di Yarnam, si trova il quartiere della chiesa della cura, conosciuto come Cathedral Ward. Nel cuore di Cathedral Ward si trova la grande, antica cattedrale. Perfetto. Il luogo dove sgorga il sangue speciale della chiesa. Dove della sgorga. O così dicono. Dove forniscono il sangue curativo a tutta la città. Gli abitanti di Yarnam non vedono di buon occhio gli stranieri. Certo, vogliono rubare il sangue. Solitamente non ti lascerebbero neppure avvicinare, ma questa è una notte di caccia. Potrebbe essere la tua occasione. Allora andiamo.
Oltre la valle, nel suo cuore sorge la Ok, Cathedral nebbia. World, ragazzi, dobbiamo andare a Cathedral World. World. Quindi sempre più dentro. Dal San Quesmonto a Cathedral World. Ok, di qua. Devo vivere. Questa città è finita. La processione. Andiamo a aprire lo shortcut. Io direi di far così. Cerchiamo di star full, soprattutto all'inizio. Visto che saremo di livello basso. Meno male, abbiamo fatto riposte. Ok. Questa città è finita! Beh, effettivamente se la passa bei cittadini qua, eh. Ok, andiamo a ammazzare quello. L'ho prese le Molotov? Non l'ho prese le Molotov. L'ho prese le Molotov? Sì, l'ho prese. Questo mi fa sempre paura all'inizio gioco, perché comunque è rognoso. Vedete? Non... Ecco, ancora. Eccolo. Mamma mia, non sono morto. Mamma mia. Sono troppo facile. Il riposo è troppo... No! Mamma mia, guarda che roba. Non riesco a fare riposte in tempo. Ecco, sto consumando tutti i proiettili. Niente. Dalla paura. Mamma mia. L'ho sempre ucciso. Oh. E non muore. E lo uccidiamo così. Mi fa una paura questo. Per il danno che fa, si è visto, eh. Ho sparato 15 proiettili. Manco avessi una mitraglietta al posto della pistola. Ok. Abbiamo preso la nostra prima gemma. Gemma? 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 Non abbiamo preso la gemma? Non ci ha droppato la gemma. Oh, cattraia. Non ci ha droppato la gemma. Il solito droppa la gemma, a me non me l'ha droppata. Porca miseria, vabbè, tanto non sono granché quelle gemme, però avrebbe fatto comodo. Andiamo. Cercherò di fare episodi non troppo lunghi, eh. Anche perché tra l'altro ho tante serie in sospeso. Tu sei quella forestiera? Indovinato? Beh, mi spiace, non voglio avere nulla a che fare con te. Vattene, per Ok, favore! ciao. La gente non sarà molto simpatica con noi. All'app. È il mio odore straniero. No, caro mio, non è l'odore dello straniero, l'odore che sono di un cacciatore. Ok, sì, qua c'era qualcosa nascosto, no? Ah, volevi, eh? Contagiato! Sì, sono contagiato anch'io, solo che non ha fatto l'effetto che... Lo stesso effetto che voi avete subito. Ok, sono invincibile, mentre faccio riposto. Vabbè. Oh, non troppa niente nessuno. Ah, quello si prende da dietro.
Come li posso aggrare questi? Devo vivere! Via. Quello lì non è da sottovalutare, quello che spara, perché riesce a prenderti anche in posizioni assurde. C'ha una mira. L'amico suo. Eccolo. Ecco. Mamma mia, i cani. Mamma mia. Che poi mentre ti spari la fialetta, ti arriva quel proiettile. Non l'ho preso. Via. Chi c'è di là? Ah, quello sta lassù. Ma come fai a farmi danno così? Insomma, mi ha fatto danno col gomito. Ok, te schifosa bestia. Ok. Devo vivere. Ma che dicono? Devo vivere. Sta continuando a registrare perché... Intanto devo controllare. Devo vivere. Allora, faccio questo giro qua, se non mi sbaglio, perché potrei andare giù lì. Vediamo un po', passiamo di qua, va. Qua, ama centrale. Ok, tu fai meno paura degli altri con l'accetta. Anche perché comunque non fai tanto danno. Torcia, che ci fa comodo. Moneta lucente, non ci serve a niente. E molotov, che ci fa comodo. Torcia, nei luoghi bui e tempestosi. Ah, qua ci dovrebbe essere qualcosa, se non erro. La gente che vive in queste case, sentite urlare le grida. Oh! Antidoto, questo ci fa comodo. Tan, ta, tan. Sentite? Il carion. Inquietante, eh? Sto in silenzio per ascoltare il carion. Chissà da dove proviene. Din, di din, din. Qua c'è tutti i matti. Non credo che tu sia di queste parti. Beh, bloccata all'aperto, nella notte di caccia. Ah, povera te, povera te. Struzza. Struzza. Forse veniva da qua. Din, di, din, din, di. Chi è che è morto? È qua, sentite? Adesso non c'è più. Cioè, suona il carillon perché ci sta dicendo la strada da fare? Io questa non la sapevo, ragazzi, la sto scoprendo con voi. Ecco, qua si risente. Ok, il cancello non si apre a sta parte. Adesso qua sono rugnoso perché ci stanno i cani. Che qua che non sono i cani di Dark Souls, 3. Si so peggio.
Vieni. Ottimo. Vieni. Siete fessi quei tre. Non si sono accorti che sono qua. Dai. Cane è pericoloso. Perché spam attacchi. Vai. Vieni qui. Ok. Il problema è che quando ti circondano poi, io pensavo di fare un colpo di trasformazione e prendi tutti e tre. E invece tocca far così. Ti prego. Ok, ottimo, abbiamo un sacco di fiale. Questo ci fa molto comodo. Ti prego, devo vivere. Ok, adesso noi dovremmo andare qua giù, sì. Se non sbaglio. C'era niente qui? No. Ah, là ci stanno i lupi. Oh, frammento. Ok, là al ponte dovrebbe esserci la Cleric Beast. Bello questo panorama, eh. Con la luna. Perché quello non è un sole, ma è una luna. Guardate. Bella. Perché ho sentito... Non sente più il carillon, non si sente. Perché ho sentito un rumore di un suino? Ok. Ah, forse sono quelle bestie lì. Ok, queste non sono proprio easy easy, però... Ah, lascia le scale che ci riporta su. Ok. Dai, su. Ehi, giù. Vieni. Ok, non sono difficili queste, eh. Fanno molti danni, quello sì. Però non sono difficili da fare. Cioè, nel senso, se si sbaglia un parry, sono dolori, ecco. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Ok, droppami qualcosa, qualche materiale. E questi di solito droppano quelle... Come si chiamano quelle... Non è titaniti qua. Questi qua. Frammento di pietra del sangue. Che sarebbe praticamente sangue di cacciatore o di bestia solidificato. Adesso lo leggiamo, aspettate un attimo. Vabbè, un rumo solido formatosi dal sangue, nel sangue freddo. Dopo la morte una sostanza presente nel sangue si indurisce. La parte che non si cristallizza diventa una pietra del sangue. La parte che non si cristallizza si indurisce nel... Perché ci sono tanti piastrini. Allora proviamo a scendere qua senza I topi sono rognosi, eh. Comunque adesso siamo a fine episodio, eh. Avevo detto che facevo... una 20-25 minuti. Al massimo mezz'ora. Oh. Ok, abiti il cacciatore. Là. Che siamo più belle. E più funzionali. Ok. Io non so cosa c'è qua. Anche se sospetto non cose belle. Forse è meglio che ne aggro uno per volta, eh. Ecco.
forse è meglio. Questi se ti spammano addosso sono dolori. Ok. Ma veramente non c'è da sottovalutarli, perché se ti attaccano in tre qua. Ma qua non credo che ci sia niente. O li anticipi o li schivi. Ma uno contro uno sono facili. Se partono ad attaccarti, loro hanno uno spam infinito di attacchi questi. Ok. Vabbè, coltelli a lancio ci faccio niente. No, infatti non c'era niente qua. Va bene, abbiamo fatto 3600 anime, ho fatto anime. Va bene, ragazzi. Allora, qua siamo saliti, si scende. Se la prossima volta continuiamo da qua sotto. Intanto, grazie al cielo, si può uscire e salvare. Respawniamo da dove... Oh, chissà cosa mi ha droppato. Niente, fiale. Ma no, questi non li uccidiamo perché... Tanto... Sono troppo duri e rischiamo solo di farci male. Allora, qua sotto cosa c'era? Niente. C'è un shortcut qua? Io non ricordo, non me lo ricordo proprio. Forse c'è lo shortcut. Ok, andiamo a vedere. Pim 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 pim. Pim pim pim. Ah, là posso salire di lì. Oh, ho capito. C'è uno shortcut, sì. Prendiamo la nostra prima appunto intuizione. Così potremo livellare. Sono tremendi sti corvi, eh. Che spammano. Ok. Nostro primo punto intuizione. Che direi di usare. Ok. Oh, adesso ci avviciniamo più. Gettiamo più uno sguardo verso il sottosopra. Per chi ha visto Stranger Things. Va bene, ragazzi, uccidiamo questo. E poi ci salutiamo. Anzi, prima apriamo shortcut. Che poi tra l'altro, anche se chiudo qua, poi ci ritroveremo qui. Ok, parleremo la prossima volta comunque con la ragazzina che sta qui. Oh, shortcut. E poi torneremo indietro. Ah, qua si risente il carillon. Sentite? Va bene. Ok, ragazzi. Questo è il primo episodio. Spero che, visto che me lo avete chiesto in diversi, non in tanti, perché non siamo tanti nel mio YouTube, ma in diversi mi hanno chiesto di farla, visto che avevo comunicato comunque me la facevo per cavoli miei. Magari prossimamente avremo dei special quest, faremo delle coop con degli amici, ma cercavo di portare avanti questa serie. Ok? Ne ho altre in sospeso, quella dei zombie, Child of Light, e piano piano le faremo tutte, tanto il canale non fugge qui. Poi quando, se scenderà di prezzo Monster Hunter, perché io l'ho visto a 60 euro, troppo, ma se scenderà di un buon 70%, magari prenderemo anche quel gioco. Quando mai tutti ci avranno giocato, io come al solito faccio la fine. Va bene, ragazzi, alla prossima. Ciao!